Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Quest'oggi stiamo parlando di un altro gioco che ancora deve uscire, Dead or Alive 5, un altro picchiaduro. Allora, vediamo un po'. Questa è la prima volta che lo metto dentro, quindi lo vedremo insieme. Vedremo un po' com'è, come non è. Allora, come possiamo vedere nel menu, a differenza di Tekken, qui abbiamo una vera e propria storia. E la cosa non è male. Allora, telecamera azione, dilettante pro. No, io sono un dilettante. Allora, aspettate un attimo, fermi. Allora, ma no, questo non è. Vabbè, lasciamo così. Allora, stavamo dicendo, a differenza di Tekken, qui abbiamo una storia, il combatti, vabbè, poi l'online, match play, marketplace, pass online. Quindi noi facciamo direttamente la storia e avvia. Vediamo che cosa ci aspetta, ragazzi. Vi ripeto, questo è un gioco originale, quindi, cioè, completo. È la prima volta che lo metto dentro, quindi stiamo praticamente tutti quanti insieme vedendo questo gioco per la prima volta. Spero che questo vi possa far piacere, ragazzi, che vi sto mettendo tutte chicche nel canale. Quindi parlerò poco con questa presentazione perché ce la goderemo insieme, ragazzi, eh. Povero Pedober. Vai, manna. E che cos'è? Non so neanche com'è la storia, ragazzi, sono sincero, eh. Cioè, non. Chissà che meraviglie ci potranno mai aspettare. New York, in quel momento. È vero quello che dicono di te, non te la cavi niente male. Riuscirei però a battermi? Bella domanda, ci dice Zack. Dovremmo scoprirlo. Allora, sferra pugni. Usa Y al pugno. Vabbè, perché un settore di suggerimenti non ci interessa. Ok, sferra 5 pugni. Vieni qua, ti distruggo. Allora, come possiamo vedere, io lo dico così, adesso così, al volo, poi magari potrò cambiare idea. Graficamente mi sembra superiore Tekken, anche se a livello di mosse mi sembra superiore Dead or Alive. Allora, non lo so, mo vediamo, Mila. Ciao Mila, che c'è scritto sulla maglietta? Vittoria. Anche se qui si vede parecchio il sudore, non lo so, c'è da. Questo me lo dovrete dire voi, ragazzi. Nei commenti mi dite cosa ne pensate, se secondo voi è meglio Tekken o meglio Dead or Alive. Allora, qui ritorniamo in questa città distrutta, desolata. Ma qua sta per succedere qualcosa comunque, ragazzi. Questo è un ninja. E chi sei? Ezio Auditore. Ah, non chiedetemi chi è, ragazzi, perché non ve lo so dire, eh. Non chiedetemi chi è, perché non lo so. Ah, ci ha fatto praticamente, ci ha imparato solamente a dare i pugni con Y, cioè. Un tutorial un po'. Sicuramente ce ne sarà altro, però. Freedom Survivor. Qualche giorno dopo. Chi è? Ma da che spettacolo! Che nave da crociera futuristica. Questo è preoccupante, ma non ho ancora ricevuto un rapporto a riguardo. Sicuro come l'inferno.
Non è qualcosa una persona normale riuscirebbe a fare dove essere coinvolto dalla DOA? Guardate che tette. Almeno sei tornato. Siamo tutti molto contenti di questo. Pure noi, tiè, raga, Elena. In ogni caso, Doatech non c'entra. Mamma mia. O almeno non ancora, capisci? O speravi in qualcos'altro? Comunque c'è un movimento di poppe in sto gioco. Stai dicendo che qualsiasi cosa le persone hanno lasciato, la Doatech sta facendo di loro iniziativa? Non ti riguarda, virgolato, giusto? Vabbè, a proposito, quella ragazza è il tuo messaggero adesso? Pollice in su per Elena, pollice in su per Elena. E questa chi è? E questa chi è? Mamma mia, Kasumi, mamma mia, Kasumi. Tell me. Dimmi, dov'è il mio clone? Dov'è Alpha? Where is Alpha? Kasumi. Where is she? Dov'è? Dimmelo, ti prego. Devo trovarla e mettere fine a tutto questo. Onestamente non lo so. Alpha 1 è la creatura di combattimento divina della Doatech, una risorsa unica. Raga, vi sto a far vedere il video perché c'è uno sballottimento di tette, veramente di poppe, di culi, e quindi andiamo avanti così. Bella computer grafica comunque, stupenda. We still have some time before we reach the dock. Try to get some rest. Vedete, qui io per esempio apprezzo molto di più questo gioco rispetto a Tekken per il fatto che c'è la modalità storia. Infatti nei commenti ho visto che su Tekken hanno cercato di portarlo come nei vecchi tempi quando c'erano i cabinati nelle sala giochi. Invece Dead or Alive segue uno stile un po' differente, tipo di gioco d'azione, che tra l'altro io preferisco perché almeno ha un senso logico, non è solo combattimento. Anche perché vi dico, onestamente io non sono un grandissimo amante dei picchiaduro, Oh, it's been a while, hasn't it, bro? What does Elena want with me? No idea. Maybe she's trying to set you up with someone. Set me up. Aiate. Non lo so, raga, forse molto probabilmente ci sarà minimo un quarto d'ora di gameplay commentato della computer grafica, insomma, di questa presentazione. Ma ve la voglio far gustare perché sono molto belle e comunque possiamo capire anche un po' della storia. Bellissimo quello di Ninja Gaiden, stupendo. Ah sì, questo filone me lo ricordo, l'ho visto mentre ci giocava mio fratello, sì. Vediamo un po'. Piattaforma offshore, Doatech, in quel momento. Davanti al bar di Taylor. Beh, ovviamente chi è appassionato di questi giochi, questi lottatori, sicuramente li conosce. Io non li conosco, però sono felice di farvi vedere. Rig. Ragazzi, se ce li fa vedere tutti, stiamo qua fino a domani mattina, ma va bene così, ragazzi. Adesso sarà arrabbiato, raga, ma eccolo, che mezza si combatte, Usa viveri il calcio. I calci sono più lenti ma hanno una portata maggiore, infliggono più danno dei pugni. Tieni a bada l'avversario con quei colpi a lungo. Icona calcio K, che sarebbe B per noi. Tutto è stupendo. Non lo so, ragazzi, credo che comunque graficamente
Sì, credo che sia più avanti questo qua di Tekken, ora guardando bene, ragazzi, eh. Cioè, Tekken, come vi posso dire, da quello che ho visto, è... Aspetta, mo' ve lo cerco di... È più cicciotta come grafica quella di Tekken. Cioè, ha i vestiti migliori, i personaggi sono più grandi, magari sono più definiti, perché? Perché la definizione sono i vestiti. Però qua mi sembra che sia fatto meglio, ragazzi. Pure il combattimento dovrebbe essere proprio un altro livello, ragazzi. Completamente un altro livello. Questo poi sarete voi a dirlo, è una mia impressione, ma se avete visto anche il video di Tekken, fatemi sapere che cosa ne pensate. Magari è un'ottima cosa questa qua per voi, per capire quale gioco comprare. Kasumi. Se io ero in voi, avrei comprato questo, anche perché c'è la modalità storia. What an honor this is. The 18th master of the Mugen Tenshi Ninja Clan. Apologies for troubling you. Guardate che chiappette, guardate che chiappette. Listen to me. There's something I feel I have to finish. The whereabouts of Alpha 152 are still unknown. It's quite dangerous for Kasumi to be on her own. Kasumi, this concerns our whole clan. You shouldn't bear this burden. Questo peso. No, brother. Quale peso? Sono le mie tette. And no one else's. E se ne va. Mamma mia, la storia, ragazzi, se... Hai ottenuto un nuovo titolo, benvenuto a Doha, grazie. Hai sbloccato un capitolo, grazie. Ok, in attesa. Ok. Kasumi, ninja delle sette Tenjimon del clan Majemushushuche, ha lasciato il suo villaggio per cercare il fratello, scomparso a Yade. Un'infrazione al codice dello Shinobi, a cui la sorellastra Yen le ha dato la caccia come traditrice. Ora insegue un clone bellico di se stessa, chiamato Alpha 152. È creato dal gruppo multinazionale della Doatec. Con nuove informazioni di Elena, Kasumi parte in cerca di nuovi indizi sulla posizione di Alpha. Allora, praticamente inizieremo sicuramente con Kasumi, che dovrà cercare questo drone in New York qualche giorno prima. Salve! Kasumi? I'm looking for Alpha 152. But I bet you already know. Whatever do you Lisa! C'è un combattimento? C'è un combattimento? You really wanna fight no. This battle? Sì. I can't avoid this fight. Allora, i colpi alti sono generali colpi alla parte alta del corpo. Spesso sono rapidi e potenti, ma per evitarli basta abbassarsi. Premi Y e B per sferrare colpi alti. Vai Kasumi, vai, facci vedere le mutandine. Aia. Non so che cosa sto facendo. Aia. Aia. Oh ragazzi, vai via, basta. Vai via. Sì, Kasumi. Sì. Sì, Kasumi. Winner. Ragazzi, comunque credo che questa potrebbe essere una serie da portare avanti, eh. Non lo so, questo sarete voi a dirmelo, perché magari la storia può essere... Yeah, Ayane. Ciao, Ayane. Ayane. Non voglio combattere contro te, ma devo... Stavo dicendo, se vi può interessare come serie, secondo me si può fare, perché comunque secondo me è una bella storia, ci sono tante poppe. Allora, i colpi medi sono colpi a torace e al ventre. Colpiscono gli avversari abbassati, perciò ottimi per superare la guardia dell'avversario. Usa giù e K per la guardia avversario. Ok. Wow. Vieni qui che ti massacro. No ragazzi, non mi dispiace dirlo, ma non c'è... Proprio non c'è nessun paragone a Tekken. Cioè, ragazzi, è assurdo sto gioco.
Oltre perché sto facendo una buona figura. E non sto perdendo, ma... è proprio più bello, ragazzi. Veramente più bello. Anticricco, qualche giorno dopo. Antartico. Allora, perché mi stai seguendo? Chi? Io. Sei molto abile, ninja. E non senti freddo la ciocia? Cerco qualcosa. E sarebbe? Na 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 na. Na 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 na. Are you here to take me out? I can't avoid this fight. Colpi abbassati, vabbè, ce ne fotte proprio. Penso che siano questi, ragazzi, ma... oh, mamma mia! È cascato, eh! Non credo che siano questi, comunque. Vabbè. Vai via. Mi dispiace, ma devo andare. No, l'hai buttato sotto un precipizio. Tutto a posto. Che fai, ci ripensi? Mamma mia. E Yane. Ragazzi, io mi fermerei qui, perché comunque siamo arrivati già quasi a 19 minuti. Se vi è piaciuto questo video e vorreste continuare la serie, mettete i pollicioni in su, come al solito. Fatemi sapere cosa ne pensate, se per voi è meglio Tekken o meglio Dead or Alive. E fatemi sapere se vi può interessare la serie, perché secondo me... potrebbe essere molto interessante, ragazzi, perché adesso sono curioso di vedere se riusciremo a trovare il robottone, praticamente, il clone. Quindi, ragazzi, un pollicione, un abbraccio dal vostro Ciccio Gamer 89. Alla prossima appuntamento, ragazzi. Ciao!